Qua siamo in un luogo storico di Torre Nova, ecco, sì, presidente. Raccontiamo in e anche noi siamo vestiti in tenuta in perché state ristrutturando, perché tra poco noi spieghiamo ai nostri telespettatori, sì, che ci stanno vedendo cosa avverrà qui in questa, sì, perché qua c'è una storia. Sì, c'è una storia per tutto Torre Nova e per, credo, anche per La Piana, perché credo che sia una delle stazioni più antiche delle ferrovie calabro-lucane. Qui sta per sorgere, diciamo, la nuova sede della Proloco. Una sede che sicuramente avrà un'accoglienza da parte dei cittadini molto, molto accolorata, perché è una sede che rievoca un po' quello che è il passato di tanti torrenovesi, perché qui, se noi andiamo anche dentro, possiamo leggere la storia di Torre Nova. Sono ancora tante foto, tante cose all'interno che ricordano un po' quello che questa stazione ha rappresentato per tutti i torrenovesi che, ecco, andavano a scuola, andavano a lavorare. A scuola, ecco, appunto, lavorare, sì, gente, sì, che andava, gente in altri paesi. Penso che, bene o male, da qui sono passati tutti, quelli della mia età, sicuramente sono passati tutti. E quindi qui ora nascerà la nuova sede della Proloco, ci saranno anche ospiti nostri, alcune associazioni come Il Cuore che Sorride, ci saranno associazioni di anziani che vi permetteremo di venire qui il pomeriggio per stare insieme a noi, ci sarà il servizio civile, il servizio sociale, il banco alimentare, cercheremo di rievocare un po' il passato con il presente, in maniera tale che possa la stazione avere nuova vita. Naturalmente la struttura ha bisogno di tanti lavori di ristrutturazione, noi ce la stiamo mettendo tutta. Questo è un bene della Regione Calabria? Questo è un bene, sì, della Regione Calabria, che prima ancora era delle ferrovie calabro-lucane, che poi sono passate di proprietà di nuovo alla Regione, e la Regione ha fatto una manifestazione di interesse, noi abbiamo partecipato, ci ha ritenuti meritevoli di avere questa concessione, e quindi abbiamo ora questa struttura che dobbiamo riportarla a nuova vita. Ecco, vicepresidente, una Proloco attiva, ecco, quella di Torre Nova. Sì, siamo, diciamo, molto più che attivi, quanto siamo presenti su molti campi, dal servizio civile, appunto, come diceva prima il nostro presidente, al servizio sociale. Diamo sostegno alle famiglie, diamo aiuto alle famiglie bisognose e chi necessita chiede il nostro aiuto. Abbiamo un bel gruppo operativo, abbiamo un bel gruppo di persone che ci appoggia, come i ragazzi del nostro servizio civile, che, come se si vuole affacciare, sono già all'opera, sono dentro, stanno sistemando le fotografie antiche e sono all'opera alla realizzazione di un disegno che sarà realizzato, non ve lo dico qua in anteprima, un bozzetto a Montefiore del Laso, il primo 1, 2 e 3 giugno. E